Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video spesa Lidl. Era già da un po' che non facevo un video sulla spesa da Lidl e quindi ho pensato di rimediare. Sono stata tra l'altro in una Lidl diversa, dove io di solito non vado quasi mai, si trova nel basso Piemonte, quindi non è neanche vicinissima, però mi trovavo a passare da lì e ho trovato soprattutto un prodotto che io nella mia città non riesco mai a trovare e quindi ne ho approfittato. Ma direi di non perdersi troppo in lunghe premesse, partiamo come sempre dai prodotti che poi devo andare a mettere in frigo e poi andiamo avanti con quelli che possono stare fuori dal frigo. Ho preso questa mega confezione di tortelloni al prosciutto crudo. Vi avvicino, ve li faccio vedere nella parte posteriore, così vedete sono un po' più grandi. È 1 chilo, quindi veramente tantissimi, però una buona parte ovviamente li andrò a congelare. La marca è Nonna Mia e devono essere veramente buonissimi. Poi ho preso una mozzarella Milbona Light da 125 grammi e sulla confezione c'è scritto che contiene il 50% di grassi in meno rispetto alla Milbona classica e quindi la proviamo. Poi una bellissima orata che andrò a mettere immediatamente in forno anziché in frigo perché la voglio cucinare oggi a pranzo. Poi ho preso 2 fettine di scottona bovino adulto per pizzaiola. Queste sono 3 etti, 299 grammi. Insomma, quindi 3 etti e sono 2 fettine. E poi ho preso sempre della scottona, hamburger di bovino adulto, queste qua. Io non è che amo tantissimo le fettine e gli hamburger, devo essere sincera, perché come carne io preferisco altre tipologie. Però comunque la carne di Lidl è abbastanza buona, quindi ogni tanto la prendo. Poi, in previsione di una festa che ci sarà a breve, ho preso dei cubetti di prosciutto cotto perché devo fare dei salatini. Ho preso poi dei würstel di pollo, che forse sono un pochino più leggeri di quelli classici, e poi 2 confezioni di pasta sfoglia. Ho preso questa della Chef Select, è una pasta sfoglia che non ho mai provato, non l'avevo neanche mai vista, sinceramente, quindi non so se è una prerogativa di questa Lidl del Basso Piemonte, oppure se sono io che non ci ho fatto caso. Magari scrivetemelo giù nei commenti se nelle vostre Lidl c'è questa tipologia. Comunque 2 confezioni di questa. Poi, sempre in previsione di questa festa di cui vi parlavo prima, una bottiglia di Fanta da 1,75, poi una bottiglia di Pepsi sempre da 1,75, queste qua a me sembravano 2 litri sinceramente, invece leggermente meno. Una confezione di carta stagnola della marca Aromata, comunque quella che io prendo di solito quando vado da Lidl e mi trovo benissimo perché non si rompe, non si sfiletta. Invece a volte mi capita di prendere delle marche di carta stagnola che poi si rivelano veramente una fregatura perché comincia a rompersi tutta e non riesco più ad utilizzarla. E poi questa bibita qui che è molto famosa, che io non so mai pronunciare, quindi non la pronuncio, ve la faccio vedere, al limone. Poi un semplicissimo pacco da 100 di tovaglioli, questi sono della Floralis, comunque sono tovaglioli con i quali mi trovo bene perché sono un pochino più spessi. Poi ho preso una confezione di bagno doccia felce azzurra nella profumazione classica, che a me piace tantissimo perché ha quel profumo che sembra un po' borotalco, quindi mi piace veramente molto. Poi una confezione dei miei adorati Raffaello, io questi li adoro, mi piacciono proprio tantissimo. Poi restiamo sul dolce, ho preso una confezione di biscotti con copertura di cioccolato al latte. Poi 2 confezioni di spazzolini da denti della Mentadent della linea Technic Clean. Io mi trovo molto bene perché hanno il manico a tripla angolazione, quindi mi trovo proprio bene nell'impugnatura dello spazzolino da denti. Poi quel prodotto che vi dicevo non riesco mai a trovare nelle Lidl della mia città sono questi taralli integrali. Questi sono gusto classico però integrali. Io nelle Lidl della mia città li trovo, ma con la farina bianca, quindi ci sono quelli classici, quelli al peperoncino, quelli ai semi di finocchio, ma non sono integrali. Invece integrali io li riesco a trovare soltanto in questa Lidl che vi dicevo che si trova in Basso Piemonte, nella località di Ovada, se per caso a qualcuno dovesse interessare. Io non ci vado quasi mai, mi ci trovo magari qualche volta di passaggio e magari mi fermo e vado a prendere i taralli integrali.
Quindi ne ho preso due confezioni per fare un pochino di scorta. Poi tre confezioni di mandorle, perché queste non possono mai mancare, ma soprattutto le ho prese perché devo fare il croccante, devo regalarlo a un po' di persone, quindi mi serviva una buona scorta di mandorle. Poi come ultimo prodotto ho preso questi sacchettini qua per il congelatore da 1 litro, quindi quelli piccolini, perché faccio fatica a trovare quelli proprio piccoli che io utilizzo soprattutto quando vado a congelare i classici sapori, quindi magari il sedano tritato, le carote tritate, la cipolla tritata. Ovviamente voglio metterle nei sacchettini piccolini per non sprecare un sacchetto enorme e sono contenta di essere riuscita a trovare anche questi. Questa è tutta la mia spesa da Lidl, fatta in una zona diversa dal solito perché io mi trovo a passare dalla località di Ovada soltanto qualche volta di passaggio. E non è una zona che frequento molto abitualmente. Da bambina sì, perché avevo una casa nelle vicinanze, però poi quella casa lì l'abbiamo venduta ormai tantissimo tempo fa e quindi io non ho più moltissima occasione di passarci. Quando ci passo mi fermo perché ci sono comunque delle cose molto interessanti. È una Lidl abbastanza grande e soprattutto ha i taralli integrali che a me piacciono moltissimo. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.